Salve a tutti! Qui ad Ad Astra sono le ore 14:26 di lunedì 20 aprile 2020. Nessuna novità, vero? Esatto, però... Udite, udite, avevo molte difficoltà con le mie parole crociate, ma alla fine ho risolto tutto. Oh, acifuffoli, dovevo limitarmi alle bla 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 e con questo torno al mio lavoro, sostenervi e farvi amare la nostra isola sempre di più. Let's go! Bentornati, ovetti, su Animal Crossing New Horizons! Nello scorso episodio abbiamo preso tante rape, ma non ho più queste rape. E perché? Ve lo spiego subito. In sintesi, sono andato da un'amica che mi ha fatto vendere le rape sulla sua isola. Infatti ho venduto tante, tante rape. Stiamo parlando di circa 18.000 rape. Quindi sono 4, 8, 12, 16, 5 viaggi che ho dovuto fare. Sì. E con questo adesso abbiamo, direi, abbastanza soldi per fare tutto quello che vogliamo. Quindi adesso vi mostrerò anche quanto abbiamo nello Stellomat e pagherò adesso il mio debito alla casa. Inoltre oggi andremo anche in... più isole deserte e voglio provare a spiegarvi anche quali sono le varie isole, che cosa è possibile trovarci dentro e la percentuale di spawn di quelle isole deserte. Detto questo, tanto per controlliamo il catalogo Nook. Ok, niente di troppo interessante, va bene. E Stellomat, perché adesso direi che con, non lo so, 12 milioni... posso fare quello che mi pare e piace. Quindi, cominciamo subito con il rimborsare la casa. Usiamo ovviamente non i contanti, ma i risparmi. E quindi, con questo abbiamo pagato il nostro ultimo debito. Evviva! Ho finito di pagare l'ultimo prestito per la casa. Finalmente! Adesso è completamente nostra. E voglio sapere se Tom Nook ha qualcosa da dirci oppure no. Oh, salve, salve, Tonks. Per tutte le stelline, ce l'hai fatta. Hai ripagato per intero il tuo mutuo. Ancora una volta, complimenti. Sì, sì, ora sei senza debiti e puoi serenamente goderti la tua grandiosa dimora su quest'isola paradisiaca. Lo so, stai aspettando che ti offra la possibilità di un ampliamento, ma siamo arrivati al capolinea, basta. Ma se vuoi, ho qualcos'altro da offrirti, ed è gratis, ovviamente. La costruzione della Nook Inc. sono garantiti a vita, bla bla bla, ok? Ti offriamo la possibilità di personalizzazioni gratuite da qui all'eternità, gratis! Massimo una al giorno, si prega di consultare i termini e le condizioni dell'offerta, ok? Sì, sì, devo specificarlo per i motivi legali, sai? Spero che la Nook Inc. possa continuare a fornirti i suoi servizi anche negli anni a venire. Quindi vuol dire che possiamo personalizzare la casa gratuitamente da adesso in poi. Ed è una cosa molto buona. Quindi ora vi parlerò anche della cerimonia. Ma a proposito di casa, vediamo un po'. Possiamo personalizzarla senza pagare. Esatto, quindi il mutuo alla fine vi conviene pagarlo anche solo per risparmiare 5.000 stelline ogni volta che volete cambiare aspetto della casa, che per adesso mi piace, ma ho intenzione di cambiarla di parecchio, tipo di farla, per fare un esempio, ok? Metto questa, ok? Il tetto adatto sarebbe, no, giallo no, questo, e magari la porta adatta sarebbe questa, ok? Ovviamente non è così, sceglierò più tardi l'aspetto della casa, tuttavia con questo abbiamo finito di pagare tutti i debiti, fine. Inoltre, avrete sicuramente notato che ho aggiunto delle recinzioni attorno alla mia casa. Come ho già detto, avevo intenzione oggi di mettere più recinzioni intorno a tutta l'isola, perché Isabel ci ha detto di farlo. Oh, ok. Perfetto, due cose. La prima, vi ho già detto in passato che le rape servivano per far spawnare un insetto. In realtà possono far spawnare più insetti e abbiamo perso l'occasione perché ho dovuto posare tutti gli strumenti che avevo. Ma alla fine, sì, è spawnata una mosca. Vuol dire che potenzialmente potrò trovare mosche adesso sulle rape marce. Ora, cosa è assegnato a cosa? Perché la ruota è sicuramente... devastata, dovrei risistemarla. Ovviamente non lo farò adesso, non lo farò in camera, però sì, mi dà un po' fastidio.
Va bene, controlliamo un attimo la ruota, speriamo che non sia troppo incasinata. È completamente incasinata. Ok, allora, ho fatto un taglio perché ci ho messo più tempo del previsto e volevo evitare una brutta figura, ma adesso vedremo se possono spawnare delle mosche qui. Ora, prima di fare qualunque altra cosa, isole deserte o altro, c'è della posta qui. Da Brunella. Ti ringrazio, compri sempre le mie rape. Ho appena raccolto dalla nostra montagna dei germogli di bambù, sono tutti per te. Quindi, vuol dire che il metodo non isola deserta per prendere bambù era Brunella. Ok, e qui abbiamo anche la fontanella da giardino che ho ordinato perché mi andava. Benissimo, quindi, che altro voglio mostrarvi? Sì, ho innaffiato giusto un paio di fiori, tanto perché mi andava, e volevo provare ad ottenere un'altra rosa nera. A quanto pare qui è uscita una rosa gialla, ma non ci interessa più di tanto. Poi ho fatto qualche altra cosa. Sì, ho aggiunto questo ponte e ho spostato un po' le viole, eccetera, perché mi andava di mettere i fiori bene, insomma. Ho perso qui una viola blu se non sbaglio, ma non importa. E sì, l'ho già detto, questo ponte verrà rimosso probabilmente oggi, quindi sì. E devo prendere i fossili, quindi prendiamo i fossili e poi andiamo a... volevo mostrarvi un'altra cosa, ma non mi ricordo cosa. Bene, a parte le isole. Non lo so. Cerco i fossili e poi spero di ricordarmi. Ah, vero, ecco. Ieri sera, pioggia di stelle. O meglio, non c'era una pioggia di stelle, c'erano però le stelle cadenti, quindi le ho prese perché... perché conviene sempre avere stelle. Inoltre, ve l'ho già detto, ma tra qualche giorno, dato che Leo che si siede sempre in mezzo a... Vabbè. Tra qualche giorno cambierà la costellazione, infatti non sarà più il momento dell'ariete, insomma, ma sarà quello del toro. Questo vuol dire che non avremo più i frammenti di Gulliver, ma avremo i frammenti di toro. Che è una cosa molto buona per noi, ma ogni cosa a suo tempo, insomma. Bene, quindi, cerchiamo i fossili, aiutiamo Gulliver e poi vediamo il resto. Ma prima, da Lupilia, un cuscino crisantemo! Ok, fantastico! In effetti a noi mancano proprio i crisantemi. Non abbiamo neanche un crisantemo. Ok, va bene. Quindi, alla ricerca dei fossili perduti. E aiutiamo anche Gulliver. Ed ecco qui tutti i pezzi del comunicatore, buon per noi. Quindi, mio caro Gulliver, sto arrivando, ma prima vediamo se è spawnata la mosca. No, ok, allora, finché non spawna un'altra volta la mosca, perché l'ho vista prima, non sono cieco, anche se non ho gli occhiali adesso. Dov'è? Lo sento. Dov'è? Dai. Lo sento. È sempre... Eccolo lì, visto? Ah, è sempre uno di questi cosi che mi interrompono. Vabbè, nessun problema, almeno vediamo un po' cosa era. Da Brunella sono tre germogli, ok. E da questo coso sono... Ma vabbè, non si buttano mai, quindi grazie. Ammetto però che mi sarebbe davvero tanto piaciuto non avere Gulliver oggi, perché volevo tipo Ivano. Sarebbe stata una cosa molto caruccia, ma... Ahimè, ahimè. Intanto, ehi, almeno Gulliver adesso sta a posto, quindi contatta pure i tuoi amici marinai dell'equipaggio e fatti venire a prendere, dacci qualcosa di buono e poi basta. Grazie dell'aiuto. Ok, controlla la posta fra qualche giorno oppure domani, quindi. Grazie mille, Gulliver. E quindi adesso torniamo alla ricerca dei fossili perduti. Adesso che abbiamo tutti i soldi del mondo, beh, non del mondo, però molti soldi, dovrei stare a posto e quindi... posso fare quello che mi pare. Seriamente quello che mi pare. Però se non trovi fossili non posso fare comunque niente. Quindi fossili, dove siete? Aiuto! Ancora. Vieni qui, regalino. Perfetto. Devo ancora trovare l'ultimo fossile, ma per adesso non lo voglio. Piumino trapuntato? Oh, ok. Voglio essere ancora un... uno chef da sushi per adesso, ma... va bene lo stesso, quindi se non è qua sotto il fossile, e non credo proprio, esatto, non so che dirvi, ho provato ad innaffiare i gigli, e infatti se ne è sdoppiato uno, buon per noi. Vi ho già detto più volte che i gigli sono il mio tipo di fiore preferito, la mia specie di fiore preferita, quindi bene. E non ho più trovato frammenti di stella grandi, non so come... io possa far spawnare quelli, però mi servono quelli per fare cose.
Inoltre, probabilmente, lo dico subito, eccolo qua il fossile, bene. La serie finirà dopo aver non raggiunto le 5 stelle, ma come minimo aver potenziato il negozio. Indifor, entro qua dentro. Ehi ciccio, lo sai che domani potenziamo il negozio? Potrebbe essere, vediamo un po'. Mirko, Marco, sono qui! Salve, che piacere! Ok, a quanto pare ancora no. Cosa è questo? Sono... Ok, è un ceppo... Ok, lo prendo. È carino. E ho intenzione anche di ristrutturare un po' casa mia, quindi lo farò prima o poi. Qualcosa qui di interessante, vediamo un attimo. Oh, nice. Anemoni, giacinti, viole... Viole gialle? Potrei comprarle, ma ora no. E niente di troppo buono. Magari questo muro a mattoni neri, ma non è adatto per la nostra casa. Anche se in effetti dovrei decidere uno stile per la soffitta e la cantina, perché così almeno forse riesco a dare un po' di colore e classe alla mia casa. Quindi, sì. Allora, cosa c'è in vetrina? Quel maglione è strano, Agostina e Filomena, ma non importa, controlliamo un attimo, uno, i motivi che c'era Filomena, due, i vestiti, e poi prepariamoci per andare nelle isole deserte. Abbiamo già quell'elmo, quello scudo, quel coso. Jojo, ok. Queste scarpe, sneaker alti, se ci sono altri colori sì, ma ora come ora no. Filomena, mia adorata, dammi i motivi, ecco qua, grazie. Il mio riccio preferito sei tu, non Agostina. Agostina mi è sempre stata un po' antipatica, in effetti, almeno da Wild World, però non importa. Ho bisogno del camerino, ovviamente, hai vestiti nascosti che non metti in esposizione. Allora, maglietta da Kung Fu, carina, davvero carina in effetti, ci penserò. Ah, poi anche il pantaloncino da Muay Thai, che, no, non adesso almeno. Vediamo, molletta a cuore, non è male, ma no grazie. Berretto hot dog. Altro, cerotti. Niente di troppo interessante. Magari gli sneaker alti dove stanno? Non ci stanno qua? Dove stanno? Ah, eccoli. No, color crema è un colore orrendo. Ci sono 100 colori migliori. Ovviamente c'è quello crema. Vabbè, non importa. Giacca da scolaro. Io ho questa giacca qua. Volendo potrei anche fare lo scolaro bianco, della fazione opposta, insomma. Però ora come ora non mi va, quindi rimarremo uno chef di sushi per un po', almeno perché mi va. Quindi andiamo da Blatero, prepariamoci per andare alle isole deserte e poi vi spiegherò tutte le isole che ci sono con relative immagini. Quindi Blatero, sto arrivando. E altra cosa, ho scoperto che ci mancano molti più fossili di quel che mi ero segnato. Ecco, più che altro ci manca un intero esemplare. Ok, e c'era una mosca, dannazione. No, è volata via. Vabbè. Dicevo, ci mancava un intero esemplare, che ci manca ancora in effetti. Non è che... però è un po' raro, credo. Quindi non ho trovato neanche un pezzo fino a ieri sera. Quindi speriamo di trovare qualcosa di interessante da Blatero, altrimenti pazienza e vi parlerò un po' delle isole deserte. Quindi, Blatero, che è? Ok, per tutti i gufi, voglio che tu esamini questi fossili. Dimmi che almeno uno lo posso donare, te ne prego, Blatero. Mi hai portato articoli che abbiamo già. Vabbè, ve l'ho già detto, alla fine... Ok, no, basta. Mi arrendo, nel senso che più e più volte vi ho parlato dei miei fossili e non ho fatto niente al riguardo. Oggi vi prometto che controllerò di preciso quali fossili mi mancano e magari farò un post in community o un post da qualche parte. Insomma, mi segnerò i fossili che mi mancano e giovedì, se farò un live, se mi piace, dirò quali fossili mi mancano e farò scambio di fossili. Quindi per adesso voglio mostrarvi quali ho nello sgabuzzino. Sono non so quanti giorni che dico: ehi, adesso voglio mostrarvi quali ho nello sgabuzzino. Ma non lo faccio mai. Seriamente non lo faccio mai. Ora, non ho intenzione di fare tutte le isole deserte che posso. Cioè non è che tipo, ah ok, prendo 50 biglietti di Nuke. No, ok, non farò quello, assolutamente no. Tuttavia... voglio comunque
mostrarvi almeno un po' di isole. Vediamo se ho qualche biglietto Nuke nell'inventario. Ce l'ho? Vediamo un attimo. No, non ce l'ho. Ok, quindi, tanto per mostrarli, questi sono i fossili che posseggo, che ho extra, aggiungerei, perché tutti questi li ho già donati e quindi, tanto per mostrarli, ecco, mettete anche fermo immagine se volete vedere quali sono di preciso. So che per esempio la coda tirannosauro, molti la cercavano, il cranio anchilosauro, quindi abbiamo un anchilosauro, bene, non lo sapevo neanche io. Due branchiosauro, ok, brontoterio, dimetrodonte, mammut, oftalmosauro, due craneio, similodonte, tirannosauro un'altra volta, cranio, eustenottero, mettete pausa, ripeto. So che mi manca un'altra orma o un altro tipo di orma, quindi... Sì, non so quale mi manchi, però mi manca. Ok, perfetto, vi ho mostrato tutto. Quindi adesso abbiamo un bel po' di tempo in realtà. Penso di prendere... Facciamo 5. Sì, 5 biglietti per andare nelle isole deserte. E molto probabilmente narrerò in post come... Hai delle pulci? Ok. Dicevo, narrerò in post per spiegarvi delle varie isole, perché non ho voglia di stare 20 minuti a cercare un'isola rara per poi dirvi, o meglio, per poi incepparmi e non riuscire più a dirvi: ehi, sapete che... Ah no, giusto, devo colpire questa cosa. Oh no, una vespa! Praticamente non voglio distrarmi mentre parlo, quindi prenderò 4 biglietti e lo farò con un taglio perché non posso prenderle tutti quanti insieme. Ok, perfetto, ho preso 4 biglietti, 4 coupon, è uguale. Una cosa molto rapida, adesso io proverò a cercare un'isola decentemente rara, tuttavia, dato che molto probabilmente, viste le percentuali, non riuscirò a prendere, o meglio a trovare, nessuna isola rara, vi dico subito che... starò comunque un po' di tempo nelle isole deserte, anche solo per pescare qualche pesce e simili, perché va bene provare a cercare un'isola rara, ma voglio anche giocare al gioco, ok? Quindi, Dodobaldo, voglio partire, e adesso me futuro, mentre probabilmente velocizzo, sì, oppure taglio finché non trovo un'isola rara, vedrà appunto il me futuro, beh, prego, Tonks del futuro, parla delle isole. Ma ovviamente, Tonks del passato, salve, sono il Tonks che vi spiegherà le isole misteriose deserte, o come volete chiamarle. Allora, cominciamo subito con il dire che tutta la documentazione che sto leggendo l'ho presa da un sito, che probabilmente linkerò in descrizione, anche perché non voglio riempirvi la testa di percentuali di spawn dell'isola, dirvi di preciso quali pesci si possono trovare sull'isola. Ora come ora voglio solamente mostrarvi tutte e 25 le isole, ovviamente con una screenshot della minimappa, ok? Per spiegarvi in linea generale se quell'isola è rara, non è rara, se è possibile andarci solamente una volta al giorno, alcune di queste isole lo fanno, e simili. Quindi, cominciamo di gran botta, insomma, con tutte quante le isole misteriose, tra virgolette, non rare. Non c'è nessun frutto speciale, i fiori sono quelli standard, non ci sono rocce particolari, vedremo tra poco, idem per insetti e pesci, quindi queste sono tutte le isole che non hanno praticamente niente di speciale. Tranne forse magari questa qui, che adesso avrò fatto forse un po' più grande, che non ha fiumi. In realtà questo tipo di isola è decentemente buona per farmare tarantole. Ovviamente le tarantole spawnano solamente la sera, questo è vero anche per l'isola delle tarantole, ma ogni cosa a suo tempo. Ora, cominciamo con questa. Questa è l'isola delle stelline. In sintesi, è possibile colpire delle rocce al centro dell'isola per prendere davvero davvero tante stelline, vi daranno sempre stelline. Poi, la prossima isola è l'isola Bambù. È in realtà la più comune delle isole, perché ha un 10% quando le altre sono... 9%, però è comunque buona da bambù e quindi grazie. Poi l'isola della frutta, ricordate le isole che abbiamo visto più volte, aggiungerei, con le pere? Esatto, questa è l'isola della frutta.
Poi abbiamo l'isola dei fiori. Qui è possibile trovare fiori già ibridati, quindi vi conviene, in effetti, andare qui, se trovate quest'isola, prendere i fiori rari. Inoltre spawneranno qui molte farfalle rare, quindi se la trovate, bene. E dico se la trovate perché da adesso in poi tutte le isole che vi indicherò, a meno che non dico il contrario ovviamente, hanno una possibilità inferiore al 5%, questa per esempio era 2%, e si possono visitare solamente una volta al giorno, ok? Per questo sono rare. La prossima isola è un'altra isola dei soldi. In sintesi, colpite le rocce, soldi, fine. A quanto pare è possibile trovare anche degli scorpioni su quest'isola, ma non è ancora stagione di scorpioni, quindi boh. Ed eccola qui, finalmente, l'isola delle tarantole. Qui possono spawnare tante tarantole, ovviamente al loro orario giusto. Questo vuol dire dalle 7 di sera in poi. Possono spawnare anche altri tipi di insetti, prevalentemente ragni, quindi se scuotete un albero, ragni. Adesso invece c'è l'isola degli alberi. Non ci sono fiumi, ma è possibile trovare solo insetti che spawnano sugli alberi, ok? Oppure dentro gli alberi. Quindi attenzione se cercate insetti su quest'isola. Adesso l'isola dei pesci. Qui, mio Dio, si possono trovare solo pesci grandi e sono abbastanza rari. Quindi se trovate quest'isola, prego. Esiste anche un'altra isola degli alberi, ha un layout molto simile all'isola dei bambù, solo che si possono trovare alberi normali e se un'altra volta qui possono spawnare solamente insetti che sono legati agli alberi, fine. Adesso invece abbiamo un'isola, la 18, che nonostante sia più rara delle altre isole comuni, ha una possibilità del 5%, quindi è un po' più rara, ma potete trovarla più volte al giorno. Qui è possibile trovare però solamente insetti che spawnano vicino all'acqua, come le libellule e simili. Un'altra isola dei pesci è praticamente la stessa cosa dell'altra isola, solo che ha una conformazione leggermente diversa. Fine. Adesso, l'isola che ho trovato, ossia l'isola della spazzatura, la gioia, si può visitare più volte al giorno, qui spawneranno solamente insetti che sono legati all'acqua, e i pesci sono tutte cose inutili, è tutta spazzatura, lattine, scarponi, cerchioni e sassi. Fine, la gioia, e l'ho trovata io, ovviamente. Adesso, l'isola della pinna, qui è possibile trovare squali, 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 quel pesce strano gigante e, insomma, tutti i pesci che nello sprite dell'Overworld, hanno delle pinne. È molto rara, 1%, ma è cosa buona e giusta. L'isola delle cascate è la stessa cosa delle altre isole normali, solo che ha tante cascate ed è un po' più rara, si può vedere più volte al giorno. E adesso, l'isola dell'oro. Anche questa è abbastanza rara, si possono trovare scorpioni a quanto sembra, ma ripeto, non siamo ancora in stagione. E qui, andando al centro dell'isola, è possibile ottenere le pepite d'oro, assicurate 8 pepite d'oro, quindi... Muah! Abbiamo finito, quindi Tonks del passato, prego! E abbiamo finito! Adoro il fatto che l'unica isola rara che ho trovato era l'isola spazzatura! Oh yay! Ma non importa, spero che il me futuro vi abbia spiegato in maniera decente, insomma, come funzionano le isole deserte. In sintesi, però, la percentuale è quella che vi ho detto. Spero di avervi detto almeno le percentuali. Quindi, sì. Ok, detto questo, abbiamo trovato un fossile, che potrebbe essere un fossile che ci serve. Probabilmente no, ma potrebbe essere un fossile che ci serve, quindi controlliamo molto rapidamente questo fossile e poi ci vedremo domani. Un'orma dinosauro che abbiamo già. Sì. Quindi basta così. Perfetto, quindi nella prossima parte di Animal Crossing New Horizons. Oddio. Prossima parte? Cioè sì. Probabilmente metterò i recinti. Quindi l'episodio sarà dedicato ai recinti. E
ora come ora, come ultimissima cosa, voglio mettere un altro ponte. I soldi ce li abbiamo per pagare i ponti, quindi a questo punto perché no? E sto cercando anche di trovare qualche cosa di carino da mettere come recinzione, almeno per la parte di bambù. Perché le recinzioni che abbiamo noi attorno a casa nostra mi piacciono davvero davvero tanto. Però, vediamo. Beh, il muretto di pietra. Potrei fare un'area medievale, quindi perché no? Prendo la ricetta e adesso parlo con Tom Nook, scelgo dove mettere un ponte, spoiler, voglio mettere un ponte, e poi vedremo il resto. Quindi, sì, va tutto quanto bene. Quindi, mio caro Tom Nook, parlami e dammi il kit del ponte. Taglierò questa parte perché l'abbiamo già vista più e più volte, ovviamente. Abbiamo preso il kit del ponte. Tuttavia, mentre tutti quanti sorseggiano del tè, seduti in piazza, perché... voglio ricordarvi una cosa molto rapidamente. Per mettere un ponte dovete metterlo bene, tra virgolette. Quindi così non è possibile mettere un ponte. Io ricordo, ho sistemato in questo modo l'isola perché era più pratico per me quando non avevo ponti e non avevo soldi. Adesso che ho ponti e soldi invece posso in realtà sistemare il tutto. Quindi ricordatevi, deve esserci un minimo di spazio per il ponte. Se non sbaglio è questo il minimo di spazio. Dovrebbe andare bene anche così. Però non è un po' stretto. Vediamo se è possibile metterlo un po' più dietro, perché altrimenti dovrei avere questa protuberanza. Anzi, che mi sa che i ponti in orizzontale occupano minimo 3 spazi e quelli dovrebbero essere 3 spazi. Quindi spero di aver fatto bene. Intanto, no. Sì, ok, quindi. No! Allora, il tool per sistemare l'isola è un po' strano. È un po' molto strano. Però, se funziona, quindi, allora. Dov'è? Eccolo qua, intanto muretto di pietra. Lo imparo subito perché lo posso mettere dove mi pare, quindi perché no? Allora, posso mettere qui un ponte? Sì. Vediamo un attimo come viene. Ed è perfettamente allineato. Perfetto. Ovviamente lo pagherò off camera perché abbiamo già i soldi, ma non è quello il punto. Il punto è che volevo unire queste due parti di isola e adesso l'ho fatto. Fine. Quindi ultimissima cosa, e sono sicuro al 100% che sia come dico io, ma voglio vedere se è possibile demolire un ponte mentre uno è in costruzione. Ve l'ho già detto, probabilmente non è affatto così ed è un gran peccato, perché mi piacerebbe davvero davvero tanto avere un ponte demolito, ma ogni cosa a suo tempo. Probabilmente uno, devo sborsare soldi, due, devo aspettare che si finisca di costruire il ponte che ho voluto appunto costruire. Potrei fare un po' di time travel visto che ho venduto tutte quante le rape, ma non mi va di farlo, quindi no. Ah, Tonks, salve salve, vorrei parlare delle infrastrutture, ma probabilmente... ponti e rampe. Al momento siamo alle prese con la raccolta dei fondi per il ponte di mattoni, esatto. Non possiamo fare altri cambi. Aspetta. Ah, possiamo anche rinunciare al ponte. Ok. Non lo sapevo, ma in effetti è una cosa molto buona della serie. Ah, ho cambiato idea, non voglio più lì il ponte. Oh sì, è una cosa molto molto buona. Benissimo, quindi, nella prossima parte di Animal Crossing New Horizons vi prometto che metterò tutti i recinti del gioco. Oddio, non del gioco, però metterò recinti in più posti. Bene. See you next time. Mosca? No. Baby? Anzi, gioco ancora un po', nella speranza di vedere la mosca, anche se non credo che apparirà così a caso. Quindi, oh, finalmente! L'ho chiamato prima il frammento di stella grande. Ho pregato un bel po' alle stelle, quindi dovrei riuscire a trovare qualche altro pezzo. Vabbè, mi faccio un altro giro e poi... poi il saluto finale. Leo, dimmi. Ehi là, ho trovato un nuovo soprannome incredibile per te. Fai un bel respiro. Ok, ogni tanto se sono vostri amici, isolani o insomma, gli abitanti, possono decidere di darvi un soprannome. Quindi vediamo un po'. Che ne dici di Beck? Leo. Cosa? Non va bene? Che disdetta. Ma non mi arrendo. Troverò un altro soprannome. Aspetta e vedrai. Ruggi. Vi spiego perché ho detto di no. Allora, quando un animale vi dà... Ok, ho già parlato con Gulliver. Soprannomi? A volte gli altri abitanti dell'isola potrebbero decidere di prendere quel soprannome e chiamarvi in quel modo. Quindi...
Già io ho pochi capelli, già mi sento vecchio anche se sono 25enne. Se adesso pure nel gioco cominciano a chiamarmi vecchio, io non so più cosa fare. Cioè mi devo seriamente, non posso dirlo perché YouTube, ma non importa. Ok, ora sono calmo. Vediamo se c'è la mosca. Leo, io giuro che ti caccerò via dall'isola prima o poi. Non comportarti in questo modo, ok? Ah, vabbè. Vediamo, ripeto, giusto un attimo se abbiamo la mosca oppure no, anche se non credo proprio. Niente mosca, perfetto. E quindi, noi ci vediamo nella prossima parte di Animal Crossing New Horizons. See you next time, baby.